Alfonso, un Natale dolce? Un Natale dolce, noi ne abbiamo pure tanti, di diverse dimensioni e soprattutto di qualità. Cosa stanno chiedendo in particolare i crotonesi? Ma quest'anno è un anno praticamente che la tradizione torna e quindi noi è tanto tempo che vendiamo praticamente questi prodotti che sono soprattutto le susumelle, i crustoli, la pitta, che sono tradizionalmente i dolci di questo periodo. Poi da qualche anno ci siamo messi a fare anche i panettoni, quindi si aggiunge, anche se non è una nostra tradizione calabrese, ma il panettone sulla tavola degli italiani non può mancare. In effetti non può mancare. Sarete aperti pure il giorno di Natale? Beh, noi come pasticceria siamo aperti tutto il periodo, apriamo la mattina alle 6 e chiudiamo alle 21.30. Il servizio lo facciamo per intero, chiaramente chiuderemo subito dopo le festività, quindi dopo la festività dell'Epifania. Sono tanti i crotonesi che hanno voglia di entrare nei bar, di consumare, di avere un attimo di socializzazione? No, quest'anno la vedo addirittura un tantino più, complicata dello scorso anno, perché l'anno scorso la gente veniva, prendeva e andava a casa. Quest'anno, col fatto che praticamente non abbiamo il lockdown, ma abbiamo un trend di crescita notevole della malattia, vedo praticamente la gente veramente impaurita, quindi viviamo di piccoli spot, ma soprattutto è stato un Natale molto molto ridimensionato e che è partito con un ritardo immenso, tant'è che sono da 3 giorni che vediamo un po' di gente girare e quindi entrare anche da noi. Ringraziamo il Dio sempre e comunque, però voglio dire i numeri sono decisamente calanti. Facciamo gli auguri ai crotonesi? Volentieri, un augurio di cuore. Che sia un anno soprattutto di salute, le altre cose arriveranno, ma che la salute rientri nelle case e nei cuori di tutti noi italiani e nonni.